questo è cibo, qua se vi avvicinate potete vedere abbastanza bene le iscrizioni. Adesso senza il sole non si vedono bene, prima si vedevano invece se passate di dita qua riuscite a vedere le lettere. Quello è il testo in latino, mentre su c'è la traduzione in italiano. Per questi cibi miliari viene usato un particolare modo di scrivere, quindi le abbreviazioni, appunto per permettere di fare anche test abbastanza lunghi sulle pietre. Infatti tutte le parole che qua sono tra parentesi non sono presenti sulla pietra. Qua si può vedere ancora abbastanza bene la parola Costantino, ovviamente abbreviata. C'è un abbozzo della N, poi continua ST, qua si interrompe perché la pietra è rovinata. Il materiale di cui è fatto il cippo è il serizzo, che è una pietra paragnese molto usata dai romani. Le pietre paragnese derivano da argille e sabbie che sottoposte ad altissime pressioni e temperature formano appunto anche una pietra molto resistente.